Sesta giornata del campionato di Serie D, girone D, che vede all'attivo ben 25 marcature, frutto di una sola vittoria interna, 4 successi esterni e 5 pareggi, di cui l'unico a reti bianche è quello dell'anticipo del venerdì sera tra Prato e Seravezza. La giornata si apre con il vantaggio del Borgo San Donnino a domicilio sull'Agnanese, gol su fine di prima frazione ad opera di Salami. Nella ripresa, in mezzo a una mischia in area di rigore, arriva il pari ospite a cura di Brega. Vince il Follia all'ingresso sul Ghivizzano, un gol per tempo, il primo porta la firma di Amaducci, il secondo dell'ex Rimini canatese Manuel Pera. Cade il mezzolare in casa perdendo la leadership della classifica, i padroni di casa passano su rigore a cura di Cortesi, la Correggese la ribalta con un gol per tempo, gran siluro sotto la traversa di Damiano, gol della vittoria a firma di Lucatti nella ripresa. Pareggio di rigore quello tra Progresso ed Alcione, bolognesi avanti con Gulinatti, pareggio ospite con il penalty trasformato dall'ex sammaurese Manuzzi. I fanfulli in esterna sbanca il campo del Real Forte Querceta, la decide Brognoli all'84esimo. Il Rimini invece la nuova capolista del girone, a San Mauro passa avanti su rigore di Germinale, viene raggiunto sempre dagli 11 metri da Mellonghi, ma ottiene il pass a 3 punti con Gabbianelli. Il Ravenna va sotto per ben 2 volte in casa con il Sasso Marconi, Antonini regala a Fiorentini gol dell'1-0, Caliri stabiliva la parità ribadendo in rete il pallone comodo per il tappin vincente, il nuovo sorpasso ospite è un gran gol di Erichiello, invece Antonini nella ripresa si fa perdonare l'errore iniziale trovando di testa in definitivo 2-2. Pareggio spettacolare tra Tritium e Athletic Carpi con i padroni di casa avanti in 2 occasioni, la prima vanno sul doppio vantaggio grazie all'imperioso stacco di testa di Messina, Pezzotta 6 minuti più tardi con un tiro da fuori area sporcato trovava il 2-0. Nella ripresa l'Athletic Carpi, grazie a 2 penalty battuti da Walker prima e Raffini in seguito, ristabiliva la parità. La Tritium tornava sopra con un gran gol di Montalbano, ma veniva raggiunta sul pari 3 minuti più tardi da Carrasco.